That's life. Bentornata a me sul canale, oggi volevo prepararmi con voi per fare un trucco a tema Joker. Non sarà un make up stravolgente, semplicemente voglio fare un trucco da tutti i giorni con dei colori che riprendono i colori di Joker. Tra l'altro l'idea mi è venuta grazie a questa foto di questa Instagrammer. Mi è piaciuto tantissimo l'idea dello sfumato e ho detto boh, provo anch'io a farlo con i colori di Joker, che tra l'altro ho utilizzato più o meno anche lei. Ci saranno degli spoiler, quindi nel caso saltate al minuto tot che scriverò nel video. Volevo anche raccontarvi come è andata la mia tonsillectomia, perché sono mancata e come sto adesso, e aggiornarvi sulle novità, quindi sarà un video abbastanza lungo, mettetevi comodi. Ho una voce diversa, per tutti coloro che mi avevano scritto no, non è vero, non ti cambia la voce, purtroppo ho una voce diversa, il palato si è un po' abbassato, ma adesso entreremo meglio nel dettaglio. Allora, io ho già fatto le sopracciglia malissimo perché non ho più pennelli, ho cercato di lavare quelli che mi servivano per questo make-up e non ho più pennelli, cioè questa era la motivazione, quindi ho cercato di fare delle sopracciglia decenti con questo. Quindi io voglio veramente, a questo punto voglio un applauso per essermi riuscita a fare le sopracciglia con questo pennello sminchio. Vabbè, oh, ciao pennello, è finito nel cestino. Parto dal correttore, ultimamente sto facendo prima la base e poi gli occhi, perché sugli occhi metto solo eyeliner e ciglia finte, potrebbero esserci dei fallout, quindi l'ombretto che cade sulla guancia e poi dovrei cancellare tutto, quindi faccio prima gli occhi. Il correttore che andrò ad utilizzare è lui, l'Overachiever di Huda Beauty, il mio prefe. Lasciate stare anche qui le unghie perché ho dovuto toglierle per l'intervento, e questo qua è il numero 10N. Lo vado a stendere con le dita perché ho notato che scaldando il prodotto e stendendolo con le dita il risultato è più ottimale. Tra l'altro non lo distribuisco troppo, cioè lo lascio molto, essendo più aranciato quindi mi serve per cancellare le occhiaie, lo lascio proprio su questa zona qua. Partiamo dalla tonsillectomia. Per chi non lo sapesse, la tonsillectomia è un intervento di estrazione, rimozione delle tonsille, qualora dovessero causare problemi durante la vita, che possono essere diverse tonsilliti, ascessi per i tonsillari come quello che ho avuto, tonsilliti come quelle che ho avuto in pochissimo tempo, quindi può capitare che in un anno voi vi ammaliate di tonsilliti per più di 3-4 volte. In quel caso dovreste mettere in conto di togliere le tonsille, perché vuol dire che non sono più, non servono più a filtrare i batteri e quindi combattere anche eventuali infezioni, ma sono proprio infette, quindi continuano a infettarvi e non servono più. Le mie infatti erano oramai da buttare. Fa parecchio male e soprattutto la guarigione è lunga. Per quanto mi riguarda, io ho degli anticorpi veramente ridicoli, riprendete ma Joker, non combattono le infezioni, e ora che mi guarisce una ferita passa un'eternità, quindi già di mio sono sfigata, e la guarigione della tonsillectomia è stata molto molto lunga, e infatti sto ancora guarendo e sono già passate 3 settimane e mezzo, quindi non è normale questa cosa. C'è gente che dopo il terzo giorno già era, non dico guaritissimo, però stava già meglio. Gente che è riuscita a mangiare e a masticare già il giorno dopo, io no. Ed è per questo che sono dimagrita 7 kg, quindi. Prima di fissare il correttore, lo lascio un attimo depositare bene nei pori, proseguo con la realizzazione dell'eyeliner sfumato. Quindi utilizzo una matita nera, una Kajal super scrivente che poi si va a fissare automaticamente. Questa qua è la Shiva di Mulak Cosmetics, è una delle mie matite preferite ed è la seconda che utilizzo, quindi ho finito per la prima volta in così poco tempo una Kajal. Quindi vado a fare una riga di eyeliner molto alla buona, cioè cerco di essere perfetta ma non troppo, perché tanto poi andremo a sfumare tutto. Già che ci sono, la stendo anche sotto. Ora con un pennello a penna o comunque un pennello piccolissimo vado a sfumare tutti i bordi. Adesso utilizzo la palette di Mulak, che è la Daily Mood, e vado a prendere questo, che è un marrone scuro che mi servirà per fissare la matita. Ok. Già che ci sono, col bianco vado a fissare questa parte qua che avrei dovuto fissare prima, ma sono una babba e mi sono ricordata solo adesso. Riprendo Shiva e continuo con l'applicazione della Kajal per dare intensità alla parte esterna, e sfumo stavolta col pennello più piccolo, sempre col marroncino. Adesso utilizzo l'eyeliner per intensificare la parte esterna, quindi vado a creare una righettina che si interrompe più o meno qua con l'Epic Ink Liner di NYX.
Come vedete si è già più intensificata la parte esterna. I colori che utilizzerò saranno appunto tre, quindi tre colori principali, oltre vabbè il bianco, che sono il blu, il verde e il rosso. Non ricordo se questo è di MAC o di Color Pop, penso di MAC, comunque è un blu. Il verde invece lo prendo dalla 35C di Morphe, che è questo verde qua, più wow, e il rosso dalla palette Daily Mood di Mulac. Come vedete questo rosso qua sembra perfetto. La domanda che ho ricevuto più di tutti è stata tipo consiglieresti questo intervento? Allora, a parte che il medico a mettervi in lista eventualmente nel caso, se ne vale la pena o no, cioè nel senso io non sono un medico e non posso dirvi no raga non fatelo, raga fatelo, cioè nel senso se state male dovete farlo, lo fate punto, perché altrimenti state male. E quindi boh, sinceramente dove lo voglio mettere il blu? Ora come ora non vi so dire, dal dolore dico ok no non fatele, fa malissimo. Se però questo intervento aiuta a non ammalarvi più come prima e a soffrire come prima, allora dico sì ok fatelo perché ne vale la pena. Ancora non ve lo so dire perché ancora sono in fase di guarigione, spero di non ammalarmi subito per potervi dare una risposta. Dopo aver sfumato il rosso, dopo lo andremo ad aggiungere ancora perché lo voglio più intenso, passo al blu, quindi vado a fare la stessa cosa però nella parte esterna. Questa è la maxi storia di come le tonsille le ho levate, le ho buttate. Parlando di questo Joker, parlando proprio di questo fantastico Joker, cosa gli vogliamo dire? Vogliamo elogiare questo capolavoro cinematografico? Cioè, vogliamo dare a Cesare quel che è di Cesare? Non sono un'appassionata di Joker, Batman e compagnia bella. Li ho visti tutti, però non è che dico ah wow me lo riguardo. Questo ve lo giuro me lo riguarderei. Punto primo, è una cosa completamente diversa dal solito film che siamo abituati a vedere su questi supereroi, gli antagonisti. Si parla proprio del lato umano e psicologico del personaggio, che come ha detto lo youtuber, quello non mi ricordo il nome, però che ho guardato la sua, non recensione, però la sua ottica del film, si affronta per tutto il film questo tema, il menefreghismo della cattiveria della gente, dove tu stesso sei cattivo perché prendi in giro per tutto il film, involontariamente ridi alla goffaggine del personaggio, quindi alla fine anche tu sei colui che ha fatto nascere Joker. Durante tutto il film si vede la crescita dell'instabilità di Arthur, che è il protagonista, ossia Joker, quello che poi diventerà Joker, e ti fa capire quanto questo tema sia poco trattato, comunque reso superficiale anche nella vita di tutti i giorni, dove tu stesso ti aspetti di vedere un comportamento normale da, è brutto chiamarlo così, da un pazzo, per come viene definito nel film, però da una persona che ha problemi. La cosa brutta della gente è proprio questa, una frase che viene detta anche nel film da lui, cioè che viene scritta sul suo quadernino. E io l'ho trovato geniale, perché in effetti la gente fa sì quella che si mette nei panni degli altri, ma in realtà non è mai così, perché effettivamente siamo tutti bravi a predicare bene, ma alla fin dei conti perculiamo anche noi nel nostro piccolo chi ha seriamente problemi e ci aspettiamo che quella persona non si comporti più così, giustificando altre volte invece anche il comportamento solo perché non è normale o comunque è diverso. Questo tema che si è trattato nel film mi ha fatto riflettere tanto e mi ha fatto passare dalla parte di Arthur, cioè io l'ho empatizzato a tal punto da amare il personaggio e capirlo e tifare per lui. E quindi c'è questa crescita durante il film di questa empatia, perché poi comunque, come ha detto lui, vedi solo lati negativi, cioè le emozioni che provi guardando questo film sono tutte negative, sono emozioni talmente forti e sconvolgenti che però non portano a una cosa positiva, a un pensiero positivo, ma alla tristezza. Anche nel nostro piccolo, andando in giro e trovando magari una persona che in quel momento ha problemi, ci chiede aiuto e noi rispondendogli male lì cambiamo la giornata, o fare un sorriso a una persona e cambiare la giornata di conseguenza facendo un sorriso, fa, e questa cosa tante persone se la dimenticano. E quindi penso che sia stata una cosa talmente tanto profonda come film che non c'entra niente Joker. Posso darvi il mio punto di vista e quello che ho percepito dal film, ed è questo. Poi parlandone con varie persone che sono appassionate di fumetti, che li hanno letti, che hanno condiviso la loro idea con me in un dibattito proprio su Joker, ci sono state delle
delle teorie, ok? Grazie anche a questo youtuber che ha fatto questo video, ha spiegato proprio come secondo lui è andato il film, che è una teoria che in tanti abbracciano e tanti no. Io personalmente non l'abbraccio, semplicemente perché secondo me, qua parte lo spoiler, la teoria di questo youtuber è che Arthur, Joker appunto, Arthur si è immaginato tutto quanto, e quando si trova alla fine del film davanti alla psicologa gli dice appunto la frase "non potresti capire" dopo che lei gli fa la domanda "perché ridi, cosa trovi divertente, bla bla bla". "Ah ecco, allora si è sognato tutto, cioè allora si è immaginato tutto, non è vero che ha ucciso, che ha fatto, che ha disfatto". Lui semplicemente alla TV ha visto la notizia del padre di Bruce appunto che muore, e del suo ipotetico padre che potrebbe anche non essere. Secondo lui si è inventato tutto, e le notizie, vedendole alla TV, ha proiettato questa idea facendocela vedere. Io penso che lui alla fine del film sia nel presente, ok? Quindi oggi lui parla con la psicologa, e quello stacco di nero che c'è stato prima di quel passaggio della parte finale era semplicemente un modo per far capire allo spettatore che quello era il passato, il ricordo del passato, quindi quello che è successo prima che lui fosse rinchiuso lì. Tutti dicono, ma come c'è finito? Cioè, nessuno l'ha salvata alla fine della rivolta quando lui era sulla macchina dai poliziotti, perché l'hanno di nuovo preso e rinchiuso a questo giro? E il suo ricordo di tutto il film precedente, quello che abbiamo visto fino alla fine, tutto quel ricordo era di lui già grande. In realtà lui era un po' più giovane quando ha visto Bruce, perché non possono avere così tanti anni di differenza se effettivamente poi, quando Joker sarà Joker e Bruce sarà Batman, combatteranno l'uno contro l'altro, non torna a questo salto temporale. E quindi mi sono detta, non è che è successo questo proprio per raggirarci un po' e farci pensare ad alcune teorie, che in realtà quello era il ricordo del passato e lui oggi è rinchiuso e poi conoscerà questa dottoressa, questa Harley Quinn, che lui esce con dei piedi insanguinati e si pensa che abbia ucciso la psicologa con la quale parlava. E anche lì, quella precisa scena ti fa pensare che in realtà da lì lui ha accettato proprio di essere Joker, perché è la prima vittima che fa fuori senza un'effettiva colpa. Nel film ha ucciso le persone che lo hanno deriso o preso in giro o detto, a cui gli hanno detto bugie, mentre lei effettivamente che cosa c'entra? Ora utilizzo il Bad Girl Bang, che è il mascara di Benefit, poi utilizzo un paio di ciglia finte, solo la parte esterna, che sono di Huda Beauty, ma non ricordo quali sono perché le ho tagliate io, erano un po' rovinate. Chi dice che in realtà si è immaginato tutto? Si è fatto un po' deviare, secondo me, dalle varie scene che ha visto, dove ad esempio si vede lui che ha capito di essersi inventato l'amore o la relazione con la vicina di casa, o quella volta in cui ha immaginato di essere con Murray nel programma, nel TV, nel talk show, ecco. Quindi secondo me lì ha deviato un po' di gente nel pensiero, cioè nel dire, se si è immaginato quello, allora si è immaginato tutto, perché già ha fatto vedere che è una persona che si immagina, sì, però te l'ha fatto vedere quando ne ha immaginato. Quindi perché avrebbe dovuto farsi tutto questo film per poi arrivare a ridere davanti alla tipa? Non avrebbe senso. Ok che lei non potrebbe capire, ma lei non potrebbe capire con quella frase che gli ha detto, semplicemente non potrebbe capire tutta la sua storia. Cioè è un casino la sua storia da spiegare, non potrebbe capirla, e in più oramai non ha senso capirlo, e non ha senso neanche capirlo più, perché oramai ha accettato la sua pazzia, la sua comunque indole, il suo alter ego è diventato Joker ed è Joker a tutti gli effetti, quindi non potrebbe più capire, perché lui non ha più bisogno di parlare con nessuno, se quello era l'unico appiglio alla realtà. La consapevolezza di avere un problema è già un passo verso la soluzione. Lui il problema l'ha accettato e secondo lui non ce l'ha più, non ha più bisogno di parlare con nessuno, quindi l'attaccamento che aveva con la realtà oramai non ce l'ha più, ed è per questo che si fa la grassa risata davanti alla psicologa dicendo "non potresti capire, oramai, ciao". E ha fatto sì che Arthur diventasse solo un vano ricordo, quindi ciaone, cioè lì io ho fatto boom. Non mi è proprio arrivato alla mente che tutto questo fosse una cosa del suo cervello, cioè un'immaginazione sua. Per questo quando ho visto il video della teoria di questo ragazzo ho fatto ok, alcune cose potrebbero anche avere un senso, ma no, cioè la mia ha più senso, nella mia testa la mia idea per me ha più senso. E voglio sperare che sia così, perché altrimenti
Cioè, ok, che bello immaginare, però che senso ha avuto il film? Poi ci sono troppi salti temporali che non hanno senso. Quindi, cioè, da quando è che hai iniziato a immaginare la cosa? Quando è stato il momento in cui abbiamo iniziato a vedere il film, che lui poi è dove era alla fine del film? Cioè, da dove c'è finito? In quale lasso di tempo del film lui è poi finito a parlare davanti alla psicologa rinchiuso? Cioè, quale cosa è vera, quale cosa è stata vera e quale no? Per questo che non abbraccio pienamente questa teoria, ma la mia teoria è questa, cioè che quello era il passato ed era un ricordo, e buona, lo stacco nero era la fine del ricordo e l'inizio del presente. Cioè, tipo, ok, quello era il suo ricordo, pam, oggi Arthur è qui, capito? E la scena che si vede all'inizio dove sbatte la testa, ricorda, dato che è tutta bianca come la parte finale, ricorda proprio la parte finale a me. Quindi secondo me quella scena è semplicemente un oggi lui è qui, te lo faccio vedere un attimo, quindi sappi che sta ricordando da adesso. Non lo so, io la vedo così. Sono curiosissima di sapere le vostre teorie. Mi è piaciuto tantissimo, lo consiglio veramente a tutti. Ovviamente è molto crudo come film, quindi mi pare che anche vietato ai minori di 14 anni, però merita. Applico le ciglia finte, completo questo occhio e torno subito da voi. Adesso procedo con l'applicazione del correttore e del fondotinta. Sicuramente ci saranno altri punti che volevo trattare in questo video sulla situazione Joker, sull'argomento Joker, che ovviamente mi dimenticherò e una volta che avrò montato il video mi arrabbierò molto con me stessa e soprattutto con la mia memoria, perché non mi sarò ricordata delle cose che avrei voluto dirvi. Però vabbè, non sono soddisfatta di questo make-up. Potrebbe essere anche un make-up di Halloween molto molto semplice. Mi sto trovando da Dio con due fondotinta che sto utilizzando da quando li ho ricevuti. Poi ho fatto la pausa di queste due settimane a non truccarmi e adesso li sto riutilizzando e mi piacciono tantissimo. Sono lo Stay Naked di Urban Decay, questo qua. Mi piace perché è abbastanza leggero, fluidino. Il colore è un po' più scuro, infatti mi serve per schiarire quest'altro che è di Kat Von D, però io utilizzo questa shade qua, che è la Light 006, questo qua è il True Portrait Liquid 2 Powder Foundation. Infatti dovete agitarlo stra bene il pack, è qualcosa di epico e bellissimo. Mi piace un sacco perché è pigmentato ma non risulta pesante una volta applicato, non ve lo sentite, sembra un velo, è favoloso. Io li utilizzo insieme perché mi piace quel livello di copertura un po' più di quello che ha questo e di quello che ha questo, quindi unendoli ho sì liquid to powder ma anche idratazione con questo. Mi sto trovando bene anche ad utilizzare il pennellone di Fenty Beauty, il Kabuki, stendo un po' di prodotto così e metto anche l'altro e inizio a stendere il mio fondotinta che è molto molto bianco, rimanendo in tema Joker. Adesso mi pennello la lingua come fa lui nel film. Non lo stendo qua sopra, vado solo a sfumare un po' il correttore, perché tanto io poi ho la frangia, quindi non me ne frega. Mi sta piacendo molto anche sempre di Urban Decay lo Stay Naked Correcting Concealer, che questo è favoloso perché è super pigmentato e io ne stendo veramente poco, giusto per illuminare questa parte, utilizzo le dita. Vado a fissare il tutto con la cipria, questa qua è quella di Marc Jacobs, la Finish Line 34 Invisible. E fondotinta si sono ossidati perché mi pare che questo si ossida, mentre quello di Kat Von D no, in teoria. Oh mio Dio, Micio, mi sta, guarda, mi hai spaventato. Mi hai spaventato. Io ve lo devo far vedere. C'è il gatto che guarda la mia finestra. Vi giuro, io ho una finestra molto piccola qua in cantina dove sto registrando il mio studio, insomma. E la finestra è piccola, ma è tipo, cioè, un muro con una fessura, quindi la finestra in realtà non dà su niente e il gatto si è infilato nella fessura e mi sta fissando e ho i brividi perché è un po' inquietante, però vabbè. Faccio un mix di terre con queste di Nabla e quelle di Mulac e come blush utilizzo questi due che sono Climax e Belle. Come highlighter utilizzo il mio preferito del momento, che è il Mega Glow di Wet n Wild. E ne utilizzo veramente poco perché brilla tantissimo. Molto. Cioè, vi rendete conto della luce che fa questo highlighter? Beh, ovviamente non posso che non mettere un bel rosso per
omaggiare Joker, Arthur Fleck. Utilizzo di Maybelline lo Superstain Crayon, che è il numero 50. Molto carino il rosso, però no, voglio scurirlo, quindi yes. Io faccio sempre questa cosa degli ombretti sopra il rossetto, notata. Ho scurito il tutto con un ombretto perché secondo me ci stava meglio. Wow, fantastico, adesso sembro proprio Joker. Vado a sistemarmi i capelli e torno, arrivo. Appena mi sono bagnata la frangia ho detto, oh wow, ma questo look è fighissimo con i capelli bagnati. Quindi, make up finito, io adesso ovviamente mi asciugherò la frangia, però volevo fare un po' di foto così. Vi abbandono, vi lascio, spero che vi sia piaciuto questo video. Se così fosse lasciate un bel pollice in su e vi ricordo di attivare le notifiche, la campanella, scusatemi, per avere le notifiche, di seguirmi anche su Instagram, perché lì pubblicherò altri contenuti diversi da quelli di YouTube, quindi vi consiglio di seguirmi anche là, di farvi un account se ancora non ce l'avete. E niente, ci vediamo al prossimo video, sperando di avere una voce diversa e migliore, meno nasale, meno vi mando un grosso bacio e vi ringrazio ancora per tutto il supporto. Ciao!